Senta Molteni, oggi Renzi dice in un'intervista su Repubblica Annalisa Cuzzocrea: abbiamo fatto esattamente come la scorsa volta, non partecipando in giunta, rimandando all'aula. Poi decideremo in base alle carte. Questo impone la serietà e non il giustizialismo. Sulla Gregoretti abbiamo poi votato per l'autorizzazione a procedere. Sulla Open Arms vedremo. Però, insomma, ci sono tanti segnali, no, in questa mossa che comunque Rosato ha definito giustamente politica. Guarda, innanzitutto mi lasci dire una cosa, siccome si parlava di Sì. coerenza, ho sentito contestare la politica dei porti chiusi di Matteo Salvini. Voglio ricordare che in questo momento i porti italiani per decreto dell'attuale governo sono chiusi perché sono considerati porti non sicuri. E voglio ricordare che questo decreto è stato adottato anche dal partito politico a cui appartiene Frattoiani, di cui ha un'importante e persona per Diciamo, bene ministro saluta dal che è ministro Speranza. Quindi i porti Molteni sono saprà. chiusi. Però i porti o sono chiusi o sono aperti. In questo momento il governo a cui Frattoiani fa parte ha decretato la chiusura dei porti italiani perché porti non sicuri. E quindi le ONG, che in questo momento tra l'altro non sono nemmeno nel Mediterraneo, non possono attraccare. Peccato che però può attraccare tutto il resto, visto che gli sbarchi sono aumentati in maniera esponenziale, siamo quasi 5.000 sbarchi contro i 1.400 dell'anno scorso. Io che cosa rivendico? Rivendico con grandissimo orgoglio quei 14 mesi al governo e in modo particolare quei 14 mesi al Ministero dell'Interno, dove Matteo Salvini ha mantenuto fede a degli impegni e ha mantenuto fede a un impegno politico. Siamo andati al governo dicendo che avremmo bloccato l'immigrazione clandestina, avremmo bloccato l'attività dei trafficanti di esseri umani, avremmo bloccato la tratta degli esseri umani, avremmo difeso confini e frontiere, cosa che qualunque ministro dell'Interno avrebbe dovuto fare, perché è un diritto e un dovere del Ministro dell'Interno difendere il nostro paese, difendere la sovranità del paese e difendere la sicurezza del paese, lo abbiamo fatto. Mi permetto di dire che la Giunta delle Immunità e il Senato poi non deve decidere se Salvini è innocente o colpevole, questo lo dovranno decidere dei tribunali terzi e imparziali. La Giunta delle Immunità e il Senato non devono nemmeno decidere se Salvini ha fatto bene o ha fatto male a controllare e a chiudere i porti italiani. Io ovviamente credo che abbia fatto non bene ma benissimo e credo che anche tanti cittadini italiani la pensino come me e guarda un po' anche qualche magistrato, viste le intercettazioni. La giunta del Senato e il Senato devono decidere che cosa? Devono decidere due cose, dovevano decidere, dovranno decidere due cose. Primo, se Salvini ha agito nell'esercizio delle sue funzioni, cioè se era nelle facoltà del Ministro dell'Interno controllare l'immigrazione clandestina, perché ritengo che l'immigrazione clandestina debba essere controllata dalla politica e non dalla magistratura, e soprattutto se Salvini ha agito per tutelare un interesse pubblico e non per tutelare un interesse privato. Orbene, siccome il ministro dell'Interno si chiami Salvini, Minniti, Lamorgese o Alfano, è per definizione, Rosato lo sa benissimo perché è stato anche lui in quel meraviglioso ministero che è il ministero dell'Interno. Il ministro dell'Interno è autorità nazionale di pubblica sicurezza, cioè è responsabile della sicurezza del paese, quindi è dovere di un ministro. Qualche altro ministro i porti li ha aperti e ha fatto entrare in Italia 180.000 migranti, ad esempio nel 2016. Salvini ha esercitato una sua funzione. Salvini come ministro dell'Interno e chiunque altro come ministro dell'Interno coordina il controllo delle frontiere esterne del nostro paese. Schengen si regge su due principi: libera circolazione delle frontiere interne, controllo delle frontiere esterne. Quindi Salvini ha esercitato una sua funzione. Questo è quello che si doveva decidere, questo è quello che ieri la Giunta ha legittimamente deciso. Aspetteremo tranquillamente e serenamente quello che sarà l'esito da parte del Senato. Credo che sconfiggere l'avversario politico per via giudiziaria non sia lo strumento opportuno. Matteo Salvini, se lo si vuole sconfiggere, battere, lo si sconfigge e lo si potrà battere quando mai questo paese potrà tornare al voto. Io rivendico quella che non è stata una scelta unilaterale da parte di Salvini o della Lega. Ha detto bene Rosato, questa è stata una scelta condivisa. Io in quel ministero c'ero, ok? Io ho seguito direttamente tutte le procedure legate all'immigrazione, salvataggio, ricerca e soccorso. Dico a Frattoiani che nessuno deve morire nel Mediterraneo. Il problema non è il salvataggio, che è doveroso e necessario per buon senso, per convenzioni internazionali e per legge Aspetti, aspetti, nazionale. Frattoiani. Tant'è che mi sia consentito di dire che i morti nei 14 mesi di governo al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini si sono drasticamente ridotte rispetto al passato, si sono ridotti gli sbarchi, sono ridotte le partenze e sono ridotte i morti nel Mediterraneo. Oggi risalgono le partenze, risalgono i morti e risalgono gli sbarchi con la politica delle porte aperte.
Quindi è stata una scelta condivisa. La distribuzione dei migranti, e avendo io partecipato a delle riunioni, la distribuzione dei migranti era determinata, gestita e curata, soprattutto nei rapporti con la Commissione europea e con i Paesi membri, da parte di Palazzo Chigi. Quindi Palazzo Chigi non può sottrarsi rispetto alle proprie responsabilità sul caso Diciotto, sulla vicenda Diciotti. Voglio ricordare che il Presidente del Consiglio e alcuni autorevoli ministri di quel governo, che sono ancora oggi componenti di questo governo, si autodenunciarono e dissero che quella fu una scelta condivisa da parte di tutto il governo. Fermiamoci qui. Leggi Di Maio. Allora, Arditti. Esatto. C'è...